Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio parlare con voi di qualcosa di importantissimo riguardante il futuro di Fortnite, il proseguio della stagione numero 5, l'End Season, oramai che ragazzi ogni giorno che passa è sempre più misterioso, ma forse non così tanto. Beh ragazzi, ovviamente tutti sappiamo che la cosa che al momento è sulla bocca di tutti noi, di tutti i giocatori di Fortnite, è questo meraviglioso, tanto quanto incredibilmente, gigantemente, stranamente inutile cubo. C'è il cubone, ragazzi, che praticamente cammina da solo ultimamente. Sono ogni ora e 43 minuti, lui si sposta di un pezzettino. Lo abbiamo visto anche ieri in live, ragazzi, che si muove. Addirittura è arrivato a metà strada da dove era prima. Andiamo a vederlo nella mappa. Vi ricordo che il cubo è apparso qualche giorno fa, se non ricordo male, sopra questa, come si dice, montagna, ed è arrivato ragazzi dove siamo noi adesso. Guardate quanta strada ha già fatto in così poco tempo, ragazzi, da qui a qui. Sappiamo ragazzi che le teorie sul cubo sono veramente tantissime. C'è chi dice è un cubo, c'è chi dice si muove e andrà a magazzino muffito, chi diceva invece che si fermava in mezzo. Ma ragazzi, le teorie vere sono che questo cubo potrebbe seriamente finire dentro sponde del saccheggio. Ragazzi, abbiamo già visto qualche settimana fa quell'errore di texture quando ci buttavamo con l'aeroplano, dove si vedeva in mezzo al lago quello che tutti noi giocatori giustamente abbiamo associato ad una piramide, ma che in realtà non è assolutamente una piramide. Era probabilmente la fase finale dove il cubo andava appunto a sprofondare nel lago e lì sarebbe per sempre rimasto, magari un pochettino più inclinato. Come vedete ragazzi, il cubo è sempre più strano, ha sempre questi messaggi strani, questi simboli che vengono su dalle pareti. Ma ragazzi, noi dobbiamo stare molto attenti, perché se ci facciamo un po' caso, questo cubo non vi dice proprio niente niente con qualcosa che abbiamo già visto con Fortnite. Lo so che detta così è un po' difficile ragazzi, ma voglio farvi vedere un'immagine. Ragazzi, ve lo ricordate questo? Ovviamente il nostro Tano che puzza di tafano, ragazzi. Come non dimenticarci i momenti in cui in Fortnite, se non ricordo male, nella metà della season numero 4 avevamo la modalità guanto dell'infinito. Vi ricordate, quindi Epic Games e Marvel avevano fatto una collaborazione dove è stato prestato appunto Thanos per giocarlo, per essere come personaggio giocabile, che era assolutamente OP. Ma ragazzi, se noi guardiamo bene questo cubo, ragazzi, a me sembra proprio il cubo dell'infinito, che c'è il Terrassatak, ragazzi, il cubo che c'è già nella saga dei supereroi Marvel di Thor. Ragazzi, in questa immagine che c'è al mio fianco vediamo Loki che lo tiene tra le mani, e per chi non lo sapesse, questo cubo ragazzi ha la particolarità di accumulare dentro di sé energia praticamente infinita e quindi poter trasformare tutti i desideri di chi lo possiede in realtà. Come vediamo ragazzi, il cubo è palesemente uguale, nel senso è lui, quindi di nuovo secondo me ci si avvicina, non è un caso che c'è un cubo e che non può essere un caso, ragazzi, di nuovo ci avviciniamo alla teoria che Marvel ed Epic Games possono nuovamente fare una collaborazione per poter dar vita chissà a che cosa. Ma ragazzi, noi dobbiamo anche sapere un'altra cosa, voi dovete anche sapere un'altra cosa ragazzi: tutto quello che noi stiamo vedendo in questa season avremmo già potuto saperlo. Ovviamente era impossibile
che noi lo sapessimo, perché non potevamo conoscere la storia della Season 5, ma ragazzi, Epic Games ci aveva già fornito sin dall'inizio del Battle Pass tutti gli elementi per scoprire quello che potrebbe e che sarà e che succederà in questa season. E voi dite, Xyuder, ma come cacchio fai a dire così? Ma se sei diventato pazzo come il tuo unicorno? No ragazzi, no, no, a parte che non ho un unicorno, ma come si dice, voglio farvi vedere una cosa. Guardate, questo è uno spray che veniva dato a due quarti del pass battaglia della season 5, e ovviamente ragazzi sono dei fiori associabili al 100% agli anni 60 e agli hippie. E guarda caso, fra pochissimo otterremo le nuove skin degli hippie con tanto di backpack e deltaplano, che non possono che non associarsi allo spray. Ma anche se mi dici, Xyuder, vabbè, lo spray, eh? E questo ragazzi ci era già stato fornito anche uno squalo con sopra un laser, e noi non sapevamo ancora che sarebbero uscite le skin, la skin dello squalo e il backpack con lo squalo con il laser montato sulla testa. Quindi secondo spoiler lasciato direttamente da Epic Games per noi che ancora ignari probabilmente non avremmo mai potuto sapere nulla, se non grazie ai data miner che con l'uscita delle nuove patch, dei nuovi aggiornamenti, ci hanno appunto informato con largo anticipo. Ma ragazzi, queste erano due frivolezze, due cacatine. Guardate questo ragazzi, questo ci veniva dato all'inizio. Beh ragazzi, questa è palesemente, a parte che non so perché fosse sfocata, male che sia rifuocata, questa ragazzi è palesemente la faccia del Road Trip. Lo avremmo già potuto sospettare all'inizio, c'era davanti ai nostri occhi, lo è stato per settimane, ma nessuno poteva capire che cosa significasse. E ragazzi, questo è l'ennesima prova che noi sapevamo tutto e che c'è appunto il Road Trip che tutti abbiamo visto. Ma la cosa che vi ho scritto nel titolo, la cosa più interessante, la cosa che sconvolgerà per l'ennesima volta la mappa del nostro bene amato Fortnite, è questo ragazzi, è questo. Lo abbiamo avuto davanti agli occhi sempre ragazzi, lo abbiamo visto, lo abbiamo stravisto, nessuno ha mai detto boh, chissà perché, cos'è. Ragazzi, questo castello arriverà su Fortnite. Io non voglio dire niente, ma 2 mesi fa, forse 1 mese e mezzo fa, avevo fatto un video dove già vi mostravo un castello che era stato recuperato da un grande vecchissimo mio data miner, che purtroppo adesso non mi segue più, e l'aveva trovato direttamente nei codici sorgenti. Ma ragazzi, noi sappiamo anche dove sarà questo castello, e non voglio farvelo vedere da Fortnite, ma voglio andare con voi ragazzi nella pagina ufficiale di Twitter di Fortnite. Se noi andiamo semplicemente scrivendo Fortnite Twitter, ci hanno mostrato anche questo ragazzi, no, Fortnite, e andiamo nella loro pagina ufficiale, basta solo guardare il trailer del ballo della capoeira. Eccolo qua ragazzi, avete visto? Lo vedete? Allora ragazzi, voglio farvi capire, vediamo se riesco a catturare il mouse in modo che potete capire meglio quello che sto vedendo. Ok, allora ragazzi, torniamo un pochettino indietro in modo da vederlo meglio. Ma no, fermati qua, fermati qua. Ok, fermiamolo così. Questa ragazzi è la montagna dei vichinghi, e come vedete non ci sono più i vichinghi. E se ci spostiamo di qua ragazzi, guardate qua dove sto indicando con il mouse, è difficile da vedere perché è molto sgranato, ma ragazzi qua si nota veramente molto bene. Proviamo a fargli uno screen, proviamo ad ingrandirlo in tempo reale insieme ragazzi, e noterete che queste sono le bandiere di un castello medievale
all'altezza esatta di Loot Lake, ragazzi. Proviamo a ingrandirlo ancora. Ecco qua. Guardate. Proviamo a scurire un pochettino l'immagine. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa di più insieme. Mi faccio un attimo. Se noi scuriamo. Proviamo con il contrasto. Guarda come si vede bene. Guarda come si vede bene qua. Questa, ragazzi, è assolutamente una bandiera che svetta. E questo, ragazzi, è tutto il contorno di un castello medievale che prestissimo vedremo su Fortnite, ragazzi. Castello che, come vi anticipavo, possiamo tranquillamente vedere nello spray che ci era già stato regalato. Quindi, ragazzi, prestissimo ne sapremo di più su questo castello medievale. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale. Vi ricordo che, visto che sono in vacanza, troverete le mie live dalle 17 alle 19:15. Vi mando un abbraccione, un bacio grande. Noi ci vediamo in live. Ciao!